Oggi ci troviamo qua per la prima volta a omaggiarlo. Ogni tempesta comincia con ogni singola goccia. Cercate anche voi di essere quella goccia. Ciao Orso. È uno dei tanti manifesti che si vedono alla manifestazione indetta dalla comunità curda di Firenze per ricordare Lorenzo Orsetti Tekocher. I colori delle bandiere e delle persone presenti al presidio in Piazza Leopoldo, che diventerà un corteo fino alla fortezza, sono forse le gocce che Lorenzo Orsetti, caduto a fianco dei curdi il 18 marzo in Siria per mano dell'ISIS, dove combatteva contro il fascismo per la libertà, la democrazia e l'emancipazione della donna, comincia la tempesta di cui ha parlato Orso nella sua ultima lettera, secondo i genitori, tra le lacrime del dolore e della riconoscenza verso tutti i partecipanti di questa manifestazione organizzata dalla comunità curda in Toscana. Mi fa tanto piacere, perché poi grazie a Lorenzo qui non ci sono solo curdi, ma c'è anche italiani, gente comune di fronte al sacrificio di Lorenzo hanno riscoperto questa lotta e sono qui in piazza oggi, e io sono tanto contento di vedere tutte queste persone. Tekocher Orsetto, che lui è diventato Tekocher contro il fascismo, contro lo Stato turco, contro ISIS, ha detto: ogni tempesta inizia con singole gocce. Oggi è singolo gocce diventato tempesta.